Giovanni Gentile è un intellettuale che è morto, è stato ucciso, oggi a distanza di 70 anni viene ricordato. Sì, è il 75esimo anniversario della barbara uccisione di Giovanni Gentile, caduto in un'imboscata organizzata da gruppi di partigiani comunisti che senza nessun motivo e senza che Gentile si fosse mai macchiato minimamente di un delitto, di un'infamia o di qualche cosa, venne ucciso. Giovanni Gentile è ucciso perché era in quel momento drammatico che viveva l'Italia della guerra civile, mentre scontri violenti si sviluppavano continuamente e ogni giorno, era l'uomo che predicava la pacificazione nazionale, cosa che non conveniva e non tollerava il Partito Comunista. Questa è la vera natura della scelta del Partito Comunista di avere ammazzato Giovanni Gentile. Giovanni Gentile è il filosofo più grande che nel Novecento noi abbiamo, è lui che riesce a coordinare, a fare una storia parallela al popolo italiano che parte da Dante Alighieri e attraverso il Cinquecento, il Rinascimento e quindi sino ad arrivare ai poeti Leopardi, Foscolo, per uniformare una storia unica e arrivare sino al Risorgimento, dove lui chiamerà il Risorgimento l'Italia che risorge, per fare la storia del popolo italiano, perché fatta l'Italia si doveva fare il popolo italiano, quindi lui dà questo filone di cultura. Giovanni Gentile va ricordato che nel 1923, appena nominato ministro della pubblica istruzione, vuole e ottiene che all'interno delle classi, delle aule, viene affisso il crocifisso. Questa è un'azione molto dirompente, perché ancora c'erano stati di guerra tra lo Stato, guerra tra virgolette, tra lo Stato italiano e lo Stato Vaticano. Vuole che si insegni la religione cattolica sin dalle scuole elementari, per inquadrare, per far capire che anche quella fa parte della nostra storia e che questa storia va ricordata e va messa in parallelo al popolo italiano.